Salve a tutti, sono Luca Rullo, sono un siciliano, regista e produttore cinematografico, soprattutto di documentari. Da diversi anni vivo a Londra e ho iniziato anche un'attività dopo la realizzazione di un documentario che si chiama La voce del corpo. Ho iniziato un'attività molto particolare perché questo documentario racconta la grande e straordinaria capacità dei siciliani di utilizzare il corpo, quindi della voce del corpo in questo senso, che ha delle ragioni chiaramente storiche, antropologiche e sociologiche che ho analizzato in questo film. Ma la cosa straordinaria è che dopo il mio trasferimento a Londra, questo film si è trasformato in uno strumento per insegnare in diversi contesti la gestualità italiana come modo per comprendere la nostra cultura, la nostra mentalità, ma soprattutto il nostro codice linguistico, perché non stiamo parlando di puro folklore, ma di una straordinaria qualità comunicativa. Infatti ho cominciato collaborazioni illustri, ho lavorato al National Theatre, per esempio, come coach per gli attori che stavano preparando gli Olà di Pirandello con Richard Dare, oppure ho fatto da consulente alla BBC in alcuni programmi come esperto di gestualità e poi da lì iniziò una serie di collaborazioni con le università più illustri, da Cambridge a King's College, a diverse città del Regno Unito, dove ho insegnato e ho fatto laboratori di gestualità. Questa cosa poi si è ingigantita a livello internazionale, quindi ho iniziato in America, negli Stati Uniti, quindi in Australia, in Germania, in tantissimi altri paesi, è diventata una delle cose più importanti della mia vita, cioè insegnare una parte della nostra cultura. Ecco, alla luce di quello che è successo in questi giorni, sono un italiano, un ITS, quindi un italiano siciliano, visto che c'è stata questa catalogazione degli italiani in quattro tipologie, in quattro specie, che ritengo sia fosse una stupidaggine amministrativa e non sicuramente qualcosa di studiato per offenderci a livello razzistico, però sicuramente in un momento come quello del post-Brexit è un'uscita poco felice. Non a caso ha reagito anche il nostro ambasciatore per cercare di mitigare questo errore burocratico. Ecco, io continuo a vivere a Londra e a portare avanti anche il nostro concetto di italianità. Questa maglietta rappresenta la maglietta del mio ultimo film che racconta proprio, si chiama Influx, e racconta proprio la comunità italiana a Londra contemporanea, che è già uscito proprio il giorno prima del Brexit, il 22, che porterò in giro sia nel Regno Unito che in diverse parti d'Italia e del mondo con il prossimo tour nelle sale cinematografiche. Per cui buona visione anche dei miei lavori e siamo orgogliosi di essere italiani e sono orgoglioso di essere un siciliano.